dalla 500 del passato a quella di oggi la linea è molto simile. Potete vedere in questa immagine come la 500 degli anni 50 si sia adattata alle esigenze di oggi e sia, diciamo, diventata più attuale. Guardiamo queste immagini che non hanno bisogno di parole e di commento, ma che hanno una bella canzone di sottofondo che si adatta proprio alla 500. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, 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 yeah. Andava a 100 all'ora per cantare la serenata, blem, 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 blem. E non vedevo l'ora di baciare la bocca sua, yeah, 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 yeah. Ma si brucia il motore nel bel mezzo della via, blem, 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 blem. Amore, aspettami, corro a piedi da te. Andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, 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 yeah. Andavo a 100 all'ora per cantare la sirena. Anche la gamma dei motori della nuova 500 è molto articolata e in questo blocco noi vediamo i propulsori di ultima generazione che equipaggiano la nuova piccola della casa torinese. La vettura adotta tre motori brillanti nelle prestazioni, ma decisamente parchi nei consumi e rispettosi dell'ambiente, abbinati a cambi meccanici a 5 o 6 marce e successivamente, per i motori a benzina, saranno anche disponibile un cambio sequenziale robotizzato Dual Logic a 5 marce. Due sono a benzina, il 1.2 da 69 cavalli e l'1.4 da 100 cavalli, appartenenti alla famiglia Fire, che vanta oltre 10 milioni di propulsori prodotti fino ad oggi. Il terzo è il 1.3 16 valvole multijet da 75 cavalli con DPF, quanto di meglio possa offrire l'ingegneria motoristica nel campo dei piccoli turbo diesel e fino a oggi prodotto in oltre 2 milioni di unità. Dunque, una gamma motori articolata che consente di rispondere alle varie esigenze di utilizzo e di percorrenza, oltre a soddisfare quella sensibilità sempre crescente verso il rispetto ambientale. Infatti, tutti i propulsori della Fiat 500 soddisfano la normativa Euro 4 e sono già predisposti ad adempiere alle più severe restrizioni delle future normative europee, Euro 5, di cui già rispettano i limiti di emissioni, che, presumibilmente, entreranno in vigore nel 2009. Inoltre, l'1.3 Multijet offre di serie il filtro antiparticolato DPF. La sicurezza attiva e passiva è molto importante in una vettura. Ovviamente la casa torinese non ha trascurato questo particolare. Vediamo come. Nata per superare le normative più severe, la Fiat 500 è una delle vetture più sicure dell'intero segmento. La frenata stabile ed efficace, insieme con la buona ripresa garantita dai propulsori e un comportamento su strada, handling, sempre prevedibile, consentono alla nuova vettura di superare senza affanni le situazioni critiche. Inoltre la Fiat 500 può adottare fino a 7 airbag di serie, 2 anteriori, 2 window bag, 2 airbag laterali e uno per la protezione delle ginocchia. È un primato in questa categoria di vetture. Il nuovo modello, inoltre, adotta soluzioni tecniche sofisticate per garantire un perfetto controllo della vettura da parte del guidatore, sicurezza attiva. Dall'ABS completo di sistema EBD, Electronic Brake Distribution, al sofisticato ESP, Electronic Stability Program, dal sistema antislittamento ASR, Anti-Slip Regulation, ai dispositivi Hill Holder, che assiste il guidatore nelle partenze in salita, e HBA, Hydraulic Brake Assistance, che aiuta nelle frenate di emergenza.
Infine, la Fiat 500 dispone anche di tutte quelle caratteristiche dinamiche e di comfort che permettono ai suoi utenti di affrontare comodamente e sicuri qualunque tipo di percorso. Merito anche dello schema delle sospensioni. Quella anteriore è a ruote indipendenti del tipo MacPherson, mentre quella posteriore è a ruote interconnesse, semi-indipendenti, con assale torcente. Nati da un progetto Magneti-Marelli, i due schemi scelti sono già impiegati su altri modelli Fiat e sono stati opportunamente rivisti e sviluppati per la nuova vettura, assicurando così grande maneggevolezza e comfort di guida ai massimi livelli. Con l'insalata e non guarda il piatto, ma la finestra, scende una lacrima nella finestra. Ed è doveroso finire questa prima metà dell'anno, prima della pausa di vacanze, con la Fiat 500, una macchina che ha motorizzato l'Italia. Sì, infatti, una piccola protagonista di quegli anni. E noi vi auguriamo una buona vacanza a tutti, con sicurezza. Sì. Dove vai di vacanza? Ti faccio paparazzare poi, Serena. No, allora non dico niente. Noi veramente vi auguriamo una buona vacanza a tutti e torniamo a settembre, come avevamo detto, con diverse puntate dedicate al Salone Internazionale di Francoforte, sempre con Motor News. E buone vacanze, Serena. Buone vacanze a tutti da Marcello Padini e da Serena Zappa. Arrivederci a tutti.